Alcune associazioni animaliste, con tanto di amici a quattro zampe al seguito, si sono presentate oggi a Palazzo dell'Emiciclo in nome della legge. In particolare della legge regionale numero 19 del 2014, che regolamenta l'accesso nelle spiagge abruzzese degli animali d'affezione, e che, invece, alcune amministrazioni, come quella del comune di Giulianova, avrebbero disatteso o addirittura ostacolato. Ad arma forte ai proprietari degli animali, il presidente della Commissione Territorio del Consiglio regionale, Pierpaolo Pietrucci, che ha organizzato la conferenza stampa, durante la quale sono intervenuti il presidente nazionale dell'Associazione Animalisti Italiani, nonché ex consigliere regionale Walter Caporale, tra gli autori della legge regionale 1914, e la presidentessa dell'Associazione Unica Beach, Giusy Branella. La mia presenza qui vuole esprimere oggi il sostegno alla dottoressa Giusy Branella e all'associazione Unica Beach. Ho sostenuto una battaglia che all'inizio era per realizzare, diciamo così, una spiaggia dedicare attrezzata apposta per i cani. Ho provato più volte a persuadere, a convincere il sindaco di Giulianova. In Italia le spiagge per i cani sono viste come un grande motivo di vanto per le regioni, è un segmento turistico importantissimo. Pensiamo che sono presenti in Italia ad oggi censiti 7.250.000 cani, 100.000 sono presenti nella regione Abruzzo. Pensiamo soltanto che opportunità diamo alle famiglie, quella di capire e di sapere che c'è una città disposta ad ospitare questi cani. Non ci si è capiti, purtroppo le posizioni si sono distanziate, una dicotomia netta sempre di più. Dobbiamo cercare di effettuare un'operazione di moral suasion per provare a far capire al sindaco di Giulianova che grande opportunità che si può creare per quel territorio. Il presidente nazionale dell'Associazione Animalisti Italiani, Walter Caporale, ha tra l'altro denunciato alcune ipocrisie del nostro paese. Certo, questa è una delle grandi e delle tante ipocrisie del nostro paese, dell'Italia e purtroppo anche dell'Abruzzo, perché è inutile fare spot, spendere soldi, invitare gli italiani a abbandonare il proprio animale a quattro zampe se poi non ci sono strutture che li accettano, alberghi che li accettano, se non ci sono spiagge. Non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua battaglia civile, Giusy Branella, protagonista quest'estate, insieme al suo cane Snoopy, di numerose azioni di protesta nei confronti dell'amministrazione giugliese. Momento che io pretendo che sia di svolta perché abbiamo fatto, grazie a Walter Caporale, un ricorso al TAR e abbiamo obbligato il comune a identificare un tratto di spiaggia. Tuttora il sindaco ha intenzione di preparare un divieto, che poi non ha validità di questo divieto, visto che siamo alla fine della stagione balneare, quale sarà, lo scopriremo vivendo. La mia intenzione è quella che per quest'anno si debba in questo momento decidere e non procrastinare di volta in volta come abbiamo fatto fino adesso.